Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. 8 novembre 2019. Keyforge vede la nascita della sua terza espansione Mondi in Collisione, che oltre all'introduzione di due nuove casate, Repubblica Sauriana e Federazione Stellare, vede la luce di squarci di espansioni future chiamate anomalie. Grazie ad esse abbiamo potuto dare uno sguardo a quello che ci riserverà l'avvenire sul crogiolo, venendo a conoscenza di nuove casate finora passate inosservate, nuove meccaniche che coinvolgeranno ancora di più le dinamiche di gioco e il presunto ritorno di vecchie glorie. Prima di lasciarvi al video, volevo avvisarvi che la fumetteria Grande Inverno, link in descrizione, per il periodo di Natale ha ideato le Bag of Grande Inverno. Si tratta di una mystery box dal costo variabile dove potrete sceglierne il tema citando i marchi dei giochi preferiti del destinatario. Per maggiori informazioni potrete contattare direttamente il negozio attraverso la sua pagina Facebook. Come già detto, troverete tutto in descrizione. Tornando a noi, scopriamo assieme quali sono le profezie che portano con loro le anomalie. Andiamo a dargli un'occhiata. Valucanto. Iniziamo da questa creatura per tre semplici motivi. Il primo è che sicuramente lo ritroveremo nel prossimo capitolo di Keyforge Ondata Oscura nella nuova casata del crogiolo Gli Insondabili. Secondo è di un tipo mai comparso fino ad ora nel gioco, ovvero un Aquan. Questa tipologia di creature appartiene senza ombra di dubbio ad una popolazione subacquea o al massimo ad anfibi che fanno delle zone marittime il loro habitat. Terzo è la meccanica riportata che lo rende inutilizzabile se la marea risultasse bassa. Continuando ancora con una dicitura che potrebbe rispondere a diverse domande riguardante la prossima espansione di Keyforge. La marea di base non è né alta né bassa. E ciò starà a significare che la 38esima carta che troveremo in ogni mazzo singolo entrerà in gioco soltanto se il livello del mare verrà innalzato o prosciugato attraverso degli effetti. Questo servitore rappresenta la vera e propria biodiversità che è presente sul pianeta al centro dell'universo. Infatti abbiamo conosciuto maggiormente la terraferma, ma sono sicuro che non tutte le casate sono state ancora scoperte, e ciò che ovviamente gli sta sotto, riferendomi naturalmente ai Dis. Anche se celato all'occhio, oltre alla casata dei demoni violacei, potrebbero nascondersi popoli tuttora a noi sconosciuti, che quando meno ce lo aspetteremo si mostreranno rivelando le loro reali intenzioni. Quello che non conosciamo per nulla invece è la profondità degli abissi e i suoi abitanti. Non ancora perlomeno, basterà attendere poco più di due mesi per iniziare a immergerci in una nuova avventura. Un altro elemento che potrebbe tranquillamente fungere da dimora per una delle casate a cui appartiene la seconda anomalia della lista è l'aria. Barone Rosso. Servitore che riprende il nome dell'asso dell'aviazione tedesca durante la Prima Guerra Mondiale, questa carta è un chiaro esempio di come il gioco inizierà ad interagire anche con le chiavi forgiate da entrambi i giocatori. Augurandosi di vederlo librare nel cielo assieme al barone giallo e blu, con conseguenti effetti che vedono coinvolte le restanti due chiavi, il tratto pirata, unico tra tutti come l'Aquan di Valucanto, mi ha sempre fatto pensare che potesse esistere una popolazione di bucanieri aerei intenti a solcare i cieli del crogiolo, un po' come nel film Stardust. Ebbene, con il manuale del gioco di ruolo di Keyforge la conferma è arrivata. Gli Skyborn, o tradotto grossolanamente figli del vento, questo è il loro simbolo, sono una casa che fa del mondo aereo la propria abitazione, e del quale il Barone Rosso ovviamente fa parte. Tratteremo più nel dettaglio questa popolazione nel video dedicato al gioco di ruolo, ma nel frattempo, se siete impazienti di saperne di più, vi consiglio di guardare il video del Vizzo che troverete in descrizione, dove analizzerà l'intero manuale dedicato all'universo del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Traslazione laterale.
Di questa azione, a mio parere davvero molto forte, si sa soltanto che probabilmente potrà far parte della casata appartenente alle stelle. Il suo effetto non dice molto su eventi futuri. Infatti, quello che interessa più di tutto è la descrizione a pie carta che viene pronunciata da un certo Quincan, rinnegato della Federazione. Cosa avrà mai potuto combinare il Proximan per essere messo al bando? Che il nostro ufficiale scientifico sia venuto a conoscenza ed abbia abbracciato il lato oscuro di qualche forza a noi sconosciuta presente sul crogiolo? Che abbia rivelato segreti indicibili a qualcuno? Siamo sicuri che sia lo stesso Quincan che tutti noi abbiamo usato e giocato in Mondi in Collisione? Vedremo una nuova casata o un nuovo tratto, ovvero i rinnegati, venire alla luce? Per ora tutte queste domande si basano soltanto su supposizioni. Solo il tempo e il decorrere degli eventi potrà svelarci la verità. Memolito e Infomante. Appartenenti molto probabilmente alla stessa espansione e a giudicare dalle immagini alla casata Logos, queste due carte posseggono la stessa parola chiave, ovvero innestare. Questa meccanica permette a chi l'attiva di posizionare una carta azione a faccia in su, indipendentemente dalla casa scelta nel proprio turno, sotto l'elemento che permette l'innesto. E attraverso l'azione o il raccolto, come in questi due casi, si avrà la facoltà di attivare l'effetto della carta innestata ogni volta che si desidera e che si sceglie ovviamente la casata di appartenenza della creatura o dell'artefatto in questione. Per l'infomante non vado molto matto. Una creatura con costituzione pari a 3 ed illusione con l'effetto innestare potrebbe attirare le attenzioni dell'avversario, che se ha un minimo di board si preoccuperà di farla fuori, impedendovi di utilizzare una carta azione che magari vi sarebbe servita più in là durante il match. Mentre per il memolito le idee cambiano drasticamente. Possedere un artefatto che può avere su di sé diverse azioni innestate e innescarne una su tutte, a seconda dell'evenienza, sicuramente può aggiungere molto valore ad ogni giocata, soprattutto se l'avversario non ha risposte per distruggerlo. Ora, è da vedere se, con reclamato della natura, con il memolito verranno epurate anche le azioni su di esso impresse. Se la risposta dovesse essere negativa, magari fatemelo sapere nei commenti, mi sento di dire che il memolito potrebbe tranquillamente diventare uno degli artefatti più forti del gioco, ovviamente con il supporto delle giuste azioni nel mazzo. Forma fantasma e Nizak il dimenticato. Anche loro potrebbero uscire nella stessa espansione, dato che porteranno con loro una nuova meccanica, quella che rende invulnerabili. Come dice la parola, quando una creatura sarà invulnerabile, ad essa non potranno essere inflitti danni e non potrà essere distrutta per l'effetto di nessuna carta. La prima è l'unica miglioria presente tra le anomalie, che vedrei bene in casata ombre. Fortunatamente, una volta che il servitore alla quale è assegnata la forma combatterà o raccoglierà, quest'ultima verrà archiviata, rendendo la creatura di nuovo vulnerabile. Il dimenticato invece, lo vedrei bene in una casata che è stata dimenticata come descrive il suo titolo, come ad esempio Marte. Ma il suo tratto unico, Psion, mi fa pensare più alla casata Logos, dato che è il nome di una fabbrica che produce computer e macchine di calcolo. Forma fantasma potrà essere utilizzata in modo efficace soprattutto con servitori che hanno abilità azione, che si ritroveranno invincibili fino a che la miglioria non verrà rimossa. Ed è qui che mi viene da pensare ancora una volta che magari una casata, sparita nell'era dell'ascensione, potrebbe tornare con una delle carte, se non l'unica, in grado di sbarazzarsi delle migliorie. Di cosa sto parlando? Ma ovviamente della carta di casata Marte Distruggeteli Tutti. So che potrebbe essere presto per parlarne e che anche altre casate potranno sviluppare azioni che interferiscono con gli equipaggiamenti assegnati alle creature. Ma lasciatemi sognare, d'altronde i nostri amici verdognoli è da oramai un anno e mezzo che non calcano il palco. E mi piacerebbe pensare che dopo ondata oscura si vedranno all'orizzonte delle navicelle spaziali pronte a far fuoco sui propri nemici, sguinzagliando magari orrori inenarrabili proprio come Nizak. Scossa temporale.
con un effetto interessante: se si vuole riutilizzare come nuovo la potenza di ogni carta presente sul terreno, l'azione la vedrei molto bene se si vuole aumentare la propria capacità offensiva, recuperando dal mazzo preziose risorse utili per sferrare il colpo di grazia. Sorella di Wormhole Instabile, questa carta probabilmente apparterrà alla casata Logos, dato che anche la sua descrizione dice l'esatto opposto dell'azione della fazione degli scienziati e dei meccanici più nota del gioco. Infatti, se prendiamo in esame le due didascalie, per il Wormhole qualcuno vuole recuperare una sonda dati mandata in spedizione dentro il ponte Einstein-Rosen, definizione scientifica del cunicolo spazio-temporale di cui stiamo parlando. Mentre per l'anomalia, quello stesso qualcuno probabilmente vorrebbe tornare indietro dal suo viaggio per poter raccontare e quindi portare alla conoscenza di tutti le cose che ha vissuto. Se ci fate caso, si parla sempre al plurale e questo sta a significare che, molto probabilmente, oltre al protagonista, che potrebbe tranquillamente essere il nostro amico arancione di cui non conosciamo l'identità, ci siano altri esseri viventi che si sono addentrati nella scorciatoia universale per arrivare chissà dove. Che questa sia una sorta di racconto a puntate? Dove sono finiti i nostri avventurieri? E quando torneranno indietro, se ci riusciranno, cosa porteranno con loro? Una minaccia? O nuovi spunti di riflessione che faranno evolvere ulteriormente la vita sul crogiolo? Lasciatemi nei commenti le vostre riflessioni. Tristo mietitore. Il servitore, che ha buone probabilità di appartenere alla casata Dis, uscito direttamente dagli inferi, porta con sé sia disperazione che tormento. Ed è proprio quest'ultimo termine che costituirà una nuova meccanica. Un forgiatore infatti sarà tormentato quando avrà almeno 10 carte nella pila degli scarti, allargando ancora di più il coinvolgimento delle dinamiche di gioco. Se la condizione sarà soddisfatta, il tristo entrerà in gioco pronto e predisposto ad essere utilizzato. Unica pecca, ma che rispecchierebbe perfettamente lo stile della carta, sarà quello che, se si troverà solo sul campo di battaglia e raccoglierà, potrà portare con sé nella pila delle epurazioni un servitore nemico. Adoro personalmente questa creatura, anche per il suo effetto. Infatti immaginarsi di vederlo sbucare dal terreno, avvolto da una coltre di fumo nero come la pece, e con la sua falce dissolvere la foschia che lo avvolge, per poi indicare la sua vittima designata e letteralmente falciandola, portarla con sé lì dove pochi hanno fatto ritorno, aggiunge un tocco di poeticità macabra che... Sto divagando. Tornando alla meccanica, sarò curioso di scoprire cos'altro celerà lo status tormentato, dato che potranno esserci nuovi effetti che magari, chi lo sa, interagiranno anche con le carte epurate. Staremo a vedere. Globo delle meraviglie. Questa è l'ultima anomalia della lista, ma allo stesso tempo la prima ad essere assegnata ad una casata nell'espansione Mutazione di massa. Infatti la potrete trovare tra i ranghi dei Sanctum, avendo perso il suo numero identificativo A06 per guadagnare il numero di serie 173. Anche il testo citato, descritto da Giselhart, la profetessa folle, presente anch'essa nel medesimo capitolo, faceva presagire l'avvento di nuovi campioni esistenti sul crogiolo. Questo artefatto, con il suo effetto Omni, è un ottimo strumento di ricerca risorse. A me piace paragonarlo al seme di Nepente, ma che cerca nel mazzo invece che nella pila degli scarti. Va da sé quindi che in combinazione con la carta di Casa Selvaggi riuscirebbero entrambi a creare catene di effetti davvero devastanti che potrebbero mettere i vostri avversari realmente alle strette. In sintesi, le anomalie ci hanno presentato quattro meccaniche di gioco, una di esse ormai nota, completamente diverse da quelle che conosciamo. Alta e bassa marea, innesto, tormentato e invulnerabile. Aprono nuovi scenari di gioco, prevedendo colpi di scena e arricchendo l'immaginario collettivo. Presentano almeno una casata nuova, gli Skyborn o Figli del Vento, di cui il Barone Rosso fa parte, e tre tratti di creature diverse ed al momento unici tra loro: Pirata, Aquan e Psion. Ultimo, ma non per importanza,
introducono il forgiatore alla scoperta di nuovi orizzonti di gioco, come il coinvolgimento dell'importanza di forgiare una chiave piuttosto che un'altra e l'attenzione al numero di carte nella propria pila degli scarti per attivare la meccanica tormentato del tristo mietitore. Non conosciamo quando vedremo in azione queste tipologie di carte, a parte per il Valucanto e per il Globo delle Meraviglie, di cui sappiamo in modo certo sia la casata di appartenenza che l'espansione di riferimento. Stando al numero delle anomalie e delle meccaniche che le caratterizzano, probabilmente ci saranno una quantità di capitoli futuri che varia da un minimo di 3, se dovessero esserci massicce pubblicazioni di carte di questo tipo nelle stesse espansioni, ad un massimo di 7, prendendo in considerazione anche ondata oscura tra esse. Intanto, aspettiamo con trepidazione le novità che ci proporrà quest'ultima, scoprendo più nel dettaglio anche le funzioni dei gemelli malvagi. Come ad esempio potrà l'innalzamento o l'assenza di marea giovare un giocatore ai danni di un altro e comprendere ancora meglio tutte le dinamiche di questo nuovo capitolo di Keyforge che aggiunge ancora una volta una fetta unica di esperienza ludica, ovviamente pronta per essere giocata. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!